E siamo ora alla gara clou del sabato, ovvero al massimo campionato europeo femminile che ha visto al via le migliori trialiste d'Europa, capitanate dall'imbattibile Laia Sanz, passata quest'anno alla Gas Gas. Banco di prova prezioso per le competizioni internazionali, questa gara ha permesso alle nostre azzurrine di confrontarsi fin da subito con quelle che saranno poi le avversarie al Trial delle Nazioni. Infatti Sara Trentini, Martina Balducchi e anche Elisa Peretti sono scese in gara cercando di dare il massimo della loro possibilità. Ma passiamo alla gara europea femminile con Laia Sanz, che è passata quest'anno alla Gas Gas e che rientra dopo un infortunio che l'ha tenuta ferma un mese. Ma questo non gli ha impedito comunque di primeggiare con ampio margine. C'è poco da dire sulla sua gara, che l'ha vista passeggiare su ostacoli non certo facili per tutte le sue avversarie. Ma lei è di un altro pianeta e lo ha dimostrato ad esempio gareggiando il giorno dopo senza paura contro i ragazzi del massimo campionato europeo, lasciandosene più di uno alle sue spalle. Rispettando il profilo di difficoltà della gara, Laia Sanz ha posato un paio di piedi alla zona numero 7 del secondo giro, la più difficile, chiudendo la gara con oltre un'ora di anticipo rispetto alle migliori avversarie, senza quindi prendere la pioggia che ha disturbato poi le altre ragazze. Come dicevamo, una passeggiata per lei. Sentiamola all'arrivo. Ed è sorridente Laia Sanz, ne ha ben ragione, perché è stata ancora una volta la migliore. Laia, però due piedi li hai appoggiati. Sì, sono contenta oggi perché dopo un mese se ne ferma per un infortunio non era facile anche per il cambio di moto, però alla fine la gara è andata molto bene, ieri abbiamo fatto un po' di cambi nella moto e alla fine sono riuscita a guidare abbastanza bene, due piedi, cioè è sempre difficile girare a zero anche se la gara è facile, quindi sono contenta. Allora, parlaci di questa Gas Gas, come ti trovi? No, mi trovo bene, però dopo la Dakar sono andata poco in moto perché ho fatto la prima da spagnolo, dopo mi sono fatta male, quindi mi sono allenata solo una settimana prima di venire qua, quindi penso che andrò molto meglio se ho un po' di tempo a allenarmi. Uniche in grado di non subire distacchi abissali dalla spagnola sono state le due nazionali inglesi che si sono sfidate per la piazza d'onore. E ad avere la meglio è stata Becky Cook in gara con la beta del fiorentino Top Trial Team Miton, che la porta a gareggiare anche nel campionato italiano della TR3. Con quattro penalità al primo giro, Becky Cook ha cercato di restare concentrata sperando in qualche errore della spagnola. Ma poi dopo la metà del secondo giro, evidentemente disturbata dalla forte pioggia, ha commesso qualche errore in più, mantenendosi comunque saldamente in seconda posizione. Una posizione che conferma all'arrivo con sole 13 penalità. Terzo posto quindi per la biondissima inglese Emma Bristow alla guida della Ossa, che con un errore incredibile alla zona 8 del primo giro, una zona non certo difficile per un atleta del suo livello, appesantisce subito il suo cartellino mettendosi in seria difficoltà. Quindi giunge terza al termine del primo giro e poi però cede ulteriormente dopo metà del secondo passaggio, quando la situazione meteo ha appesantito il terreno. Questo purtroppo l'ha fatta scivolare in terza posizione, una terza posizione che ottiene comunque in tranquillità con 19 penalità. E al quarto posto troviamo la migliore delle francesi, si tratta di Sandrine Jouffet, che ha portato in gara la nuovissima JTG, la moto spagnola costruita dall'ex campione mondiale Jordi Tarrés. Guidando ad un livello decisamente inferiore delle inglesi, la Jouffet comunque si è ben difesa, sbagliando unicamente nelle zone più difficili come la 4 e la 9. E al termine del primo giro si ritrova in quinta posizione. Una discreta tenuta nel corso del secondo giro, nonostante la pioggia, gli ha consentito di recuperare una posizione ai danni della tedesca Baum, chiudendo quindi al quarto posto con 40 penalità. Il
conseguenza in quinta posizione si piazza la tedesca Teresa Balm, che dopo aver lottato per tutto il primo giro con la francese Giuffé ha ceduto vistosamente al secondo giro, probabilmente anche lei per via della pioggia, rimediando 9 penalità in più che l'hanno portato sul punteggio finale a quota 48. In sesta posizione e prima delle italiane troviamo la campionessa tricolore Sara Trentini su Beta, che per tutto il primo giro è riuscita a mantenersi in contatto con la francese e la tedesca che l'hanno preceduta. Infatti Sara ha chiuso il primo passaggio con 24 penalità. Purtroppo per lei l'inasprimento dei terreni a seguito del temporale ha giocato a suo sfavore. Dopo aver cercato di contenere i distacchi, Sara Trentini accumula molti più errori nella parte finale della gara, che la portano a chiudere in sesta posizione con 55 penalità. E una posizione più indietro troviamo al settimo posto la genovese Martina Balducchi, passata quest'anno alla Scorpa, che ha compromesso la gara con i troppi errori commessi al primo giro quando il terreno era ancora in ordine. Infatti ha chiuso il primo giro molto più staccata con 37 penalità, salvo poi percorrere la seconda tornata con un punteggio decisamente allineato alle tre ragazze che l'hanno preceduta, segno che poteva fare molto di più. A termine quindi con 66 penalità, Martina Balducchi, seguita da Michele Orizio, ha chiuso in settima posizione. E molto più staccata in undicesima posizione con 86 penalità troviamo la giovanissima torinese Elisa Peretti su Gas Gas, alla sua prima esperienza internazionale nella massima categoria. Per lei c'è un probabile terzo posto, come dicevamo, nella squadra azzurra 2012 per i meriti che sta acquisendo nelle gare di campionato italiano. Su, su, su!